Il Rally Valdiano, l'appunto Hotel Sala Consilina e lo Sporting Sala Consilina, ma soprattutto lo sport come valore di vita, sono stati ieri sera i protagonisti della manifestazione conclusiva della giornata dello sport organizzata dall'amministrazione comunale del comune capofila del Vallo di Diano. Nell'aula magna gremita dell'ITIS Gatta ieri sera è stata presentata al pubblico la squadra femminile dell'appunto Hotel che si appresta ad iniziare la sua avventura nel campionato di Serie B1 dopo aver stravinto nella scorsa stagione il campionato di B2. Il coach Peppe Iannarella ed il presidente Virginio Petrarca si sono detti molto soddisfatti del lavoro svolto sino ad ora. L'ultima parola spetta al campo, ha dichiarato Iannarella, ma la squadra è molto competitiva e faremo sicuramente bene. Ieri pomeriggio, tra l'altro, è stato anche inaugurato in piazza Umberto I il primo club dei tifosi. Un'ovazione ha accolto la presentazione dello Sporting Sala Consilina, la squadra di calcio a 5 che milita nel campionato di Serie C1. Il quintetto, che già veleggia a punteggio pieno in campionato ed ha brillantemente superato il turno di Coppa Italia, riesce ad attirare centinaia di spettatori nel Palapozzillo in occasione delle partite giocate in casa. La serata si è poi conclusa con un concerto di blues di Mario Insegna e i Blue Staff. L'esibizione è stata però preceduta dalla premiazione dei partecipanti al Rally Valdiano, vinto quest'anno dal pilota salese Gianluca D'Alto su una Fiat Grande Punto Abarth S2000. D'Alto è affiancato dal navigatore Fabio Fiacco.